Ciao ragazzi, un effetto che potrebbe aprirci nuove prospettive verso la personalizzazione di una carta a numero. Andiamo a vederlo. Allora, eccoci qui ragazzi. Lo spettatore preleva dal nostro mazzo di carte una porzione. Quante carte vuole lui? Le mescola e mentre le mescola mostriamo come le carte siano una diversa dall'altra. Ok, quindi. Dopo che l'avrà mescolate, noi intanto cosa faremo? Gli faremo scegliere una carta. Immaginiamo questa. Gliela facciamo mettere sul mazzo rimasto e tagliare e completare. Ora noi non sappiamo quante carte siano il mazzetto da lui tagliato. Contiamo, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Ok, ora tutti penseranno che se contiamo 20 troviamo la carta scelta. No, in realtà la carta scelta la troviamo perché è già faccia in atto, però è faccia in atto fra due carte, ragazzi. E lo so che potrà sembrare strano, anche se non conoscevamo il numero delle carte. La carta scelta già lo sapeva perché è stata, si è posizionata fra due 10 che sommati danno il numero del mazzetto asportato. Questo era l'effetto, andiamo ad analizzarlo. Io l'ho variato in un particolare perché non mi quadrava tanto l'originale. La spiegazione più semplice si muore. Allora, abbiamo una carta, il mazzo deve essere formato innanzitutto da 52 carte. Io nel mio ho tolto una carta e l'ho sostituito con il jolly. Perché questo? No perché è necessario, per carità. Perché dobbiamo avere una carta chiave in 27esima posizione dal fondo del mazzo o in 26esima dalla cima. Fate voi, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. E in 27esima metto l'asso. Ok, ora se avessi usato interamente il mazzo, rimetto la carta che ho tolta, io al limite mi facevo una sorta di test di un faro e richiudevo e sapevo che la 27esima dal fondo o la 26esima dalla cima era un K di picche, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. K di picche. Calcolando che tanti non amano fare il faro, ho pensato di come ci aggiungo un jolly. Sostituisco una carta. L'importante è che il mazzo sia di 52 carte. Quindi lo spettatore taglierà una porzione di carte. Noi non la conosciamo, però con la scusa di stendere il nastro e mostrare che le carte siano tutte diverse, contiamo 2, 4, 5. 26 meno 5 sono 21. Quindi sappiamo già che questo mazzetto è formato da 21 carte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Ora, calcolando che nella mia versione lui sceglierà da questo mazzetto una carta, noi dobbiamo fare 21 meno 1, quindi 20. Sappiamo già che la carta che lo spettatore sceglierà dovrà essere collocata tra due carte che, per esempio in questo caso ancora 20, posizioniamo un 10 all'inizio e uno alla fine. E il gioco è fatto. Lui prenderà una carta qualsiasi, la metterà sul nostro mazzetto e taglierà. Ovviamente noi la creazione del sandwich andiamo a fare nella fase in cui lo spettatore sta guardando la carta, la sta mostrando, noi ci siamo preparati già il taglio. E a questo punto va da sé che se andiamo a contare le carte, corrispondono al numero della carta in sandwich. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Come sempre, spero di aver fatto cosa gradita. E niente, gustiamoci o godiamoci, o almeno vediamo di prendere allegria all'arrivo del nuovo anno. Ciao a tutti!